artisti che ci stanno venendo a trovare in questa giornata che per molti in realtà dei big del festival è una giornata di tranquillità e di riposo, ma giustamente se sul palco, cioè se manca lo stress del palco, gli artisti si stressano girando le radio. E quindi io do il benvenuto a una schizzatissima e strafatta di Red Bull, Malika Ayan. Benvenuta su Radio Nord, anzi ben trovata. Sì, aspetta che c'è qualche problema col microfono rosso. Ok, sabotaggio alla Malika. Non ci proveremo mai. Ciao, benvenuta, dicevamo. Grazie. Allora, dicevo che questo track è favoloso. Lo sappiamo. Loro sanno che il loro track è favoloso. Lo sappiamo. E poi non è solo la Red Bull, in realtà è che essendo milanese, se non mi metto a correre come una disperata, senza un metto da una parte all'altra, non va bene. È nel tuo DNA. Vabbè, comunque diciamo, sarebbe normale che si sta così, cioè ci si muove. Sì, lo dice lui che sta fermo qui davanti al computer, se la cicciara tutto il giorno. Malika, io ho avuto una giornataccia, le ultime 20 ore non te le so neanche raccontare, guarda. Ma invece parliamo della tua presenza qui al Festival di Sanremo, una bellissima canzone. Mi piace molto. Ricomincio da qui, ce la racconti anche tu? Allora, si tratta di una canzone che è un manifesto, una manifestazione di intenti. Cioè è il momento in cui si decide che non ti piace più quello che vivi e sogni il modo in cui stare meglio. Cioè meglio, lo stato d'animo migliore. Sì. Non necessariamente il modo in cui raggiungerlo. Nota autobiografica? No. Ferito buono. Io sono sto da dire, no? Sono zen proprio. Poi te l'ho chiesto apposta, lo sappiamo, cioè sappiamo che quindi, artisticamente è un periodo ottimo, sentimentalmente sappiamo anche che non dovresti passartela poi così male. Tutto va bene. Bene. E il meglio deve ancora venire, diciamo. Beh, certo, no, ma noi te lo auguriamo. Ricevi anche dall'alto la benedizione di un'eminenza grigia come il signor Paolo Conte, che come dire, non credo che proprio capiti tutti i giorni a chiunque. Infatti sono quasi infartata, non è sempre. Cioè, non lo so, e continuiamo ad alzare la posta, no? Prima Paolo Conte scrive una canzone e infarto. Ok, bypass, secondo disco, inedito e duetto. Ecco. Doppio bypass. Prossimo giro non lo so, veramente sarà postumo, ecco. Comunque mi sa che il tatuaggio, io ho letto di questa storia del tatuaggio, è vicino. Cioè lei ha detto, se il Festival di Sanremo va bene, mi faccio un tatuaggio sulla schiena o sulla spalla, credo. Sì, stavo qua, sulla colonna vertebrale, un calicantus. Ecco, il calicantus che tutti cos'è conosciamo. Cos'è il calicantus? È come quelle spezie che dicono nei programmi di cucina. Chi non ha il calicantus in cucina, in foglie essiccate? Che cos'è il calicantus? Il calicantus è una pianta che fa dei fiori rossi pazzeschi. Cioè, ovviamente non mi tatuerei una pianta di calicantus. Che però non mai dire mai. Però questo fiore che Paolo Conte, mandando questa nota a Caterina Caselli riguardo al secondo disco, dice che la mia voce gli ricorda un calicantus che fiorisce d'inverno e un profumo che porta lontano. E lei, cioè, se non porta lontano. Solo Paolo Conte poteva uscirsene con un calicantus. Ma secondo te cosa significa uscire bene dal Festival di Sanremo? Ma allora, diciamo, cioè, che tipo di traguardo stai pensando? Ho visto una mia immagine orribile. No, abbiamo qui dei monitor ovviamente che rimandano immagini dei nostri battiti live. C'eri anche tu perché sei stata nostra ospite. E si sta sempre bene ai battiti, tra l'altro. Lo sappiamo, diciamo. Ci invidiano per questo. Tornando a monte, come può andare bene il Festival di Sanremo? L'anno scorso non ho vinto il festival, ma come foglie e di conseguenza tutto il mio album è andato benissimo. Ho preso il disco di platino. Certo. Ed è bellissimo, sono uscito dalla classifica da molto poco. E per un esordiente è un ottimo risultato. Quest'anno, se riuscissi a replicare un effetto del genere, ovviamente la sfida è difficilissima, appunto come foglie, un disastro molto totale. Ma anche quest'anno ti difendi bene, dai. Sì, ma è difficile, insomma, con un successo del genere alle spalle non è facile mettersi in gioco tutte le volte. Il fatto di essere favorita praticamente da quasi tutti i siti di scommesse, come la vedi? già prima che tu cantassi, tu eri già al top. Infatti, credo, apprezzo molto questa fiducia. Sì, oltre ad essere già adesso una delle canzoni più suonate, anzi la canzone per la sezione Big più suonata dalle radio. Ecco, ansia, fattore ansia, sale, insieme a quello del numero di passaggi. No, è ovvio, è un grande senso di responsabilità, ma soprattutto non avendo il minimo senso delle scommesse, cioè io perdo sempre. Scommesse? Allora, ti do i numeri, guarda, perché sono usciti, il gioco dell'otto ha realizzato una cinquina per il Sanremo, ci sei anche tu, i tuoi numeri
sono, c'è un terno, 2, 75, 84, 2 le edizioni del festival a cui hai partecipato, 75 è il ricominciare come la tua canzone e 84 il tuo anno di nascita. Quindi se, ti vuoi, allora, se te le vuoi giocare, me lo scrivo. 2, 75, 84, se volete giocare all'otto con Maria Cajan. Parliamo anche di questo album, va, Grovigli. Il titolo è Grovigli, esce domani e io sono felice perché è bellissimo. No, ma perché no, lo dici con spontaneità, leggo anche sincerità, cioè ti vedo veramente felice e soddisfatta. È stato un lavoro faticosissimo perché abbiamo realizzato un album abbiamo iniziato a settembre, abbiamo finito poche settimane, abbiamo finito a gennaio, e nel mentre io ero in tour in promozione all'estero, quindi è stato veramente un lavoro di squadra, impegnativo e intenso. E nonostante tutto è venuto fuori un lavoro spettacolare, le canzoni sono belle, molto solari, è molto più estivo se vogliamo, è primaverile del disco precedente, e abbiamo contattato dei collaboratori di altissimo livello come Alexander Balanescu, già collaboratore di Nyman. E lui che ti ha fatto gli archi del pezzo di Sanremo? No, quello li ha fatti Vince Mendoza, che è il pezzo storico di Elvis Costello, Johnny Mitchell e Bjork. Gente così da poco, va. I soliti quattro gatti alternativi, sti fricchettoni. E quindi, poi come raccontavo prima... Sì, in televisione, sì, con la televisione. Praticamente abbiamo portato dietro il Pacifico e Tom Elmers, che aveva già lavorato al primo album. E cos'altro dire? Ah, poi abbiamo c'è detto... Conte, favoloso, poi c'è Cesare, che ha scritto la canzone da paura, bellissima. Just Believe in Love. Sì. No, io l'invidio e basta, rosico che non si può capire, rosico perché è bonini, come dire. Niente. È bravo, è proprio bravo. Sì, poi c'è pure una bella fortuna, intendo, artistica. Malika, grazie per essere stata con noi. Ma devo andare via già? No, se vuoi continuiamo. Senti, ma se lo vinci Sanremo che si fa? Festa, 2 giorni di festa, tutti invitati, ma tutti. Il matrimonio del principe del Brunei, praticamente. Beh, in ogni caso, tu ne esci comunque bene, perché la canzone c'è, è bella, obiettivamente. Va bene, sono molto contenta che sia arrivata, anche perché questa canzone ci abbiamo lavorato con tanto impegno e sapevamo che sarebbe stato un pochino più difficile farla arrivare, no? Invece della canzone normale. No, ce la fai, ammazza. E quindi è un bellissimo risultato, sono molto 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 orgogliosa e grata a tutti di essere così affettuosa. Bene, da una innamorata, c'ha gli occhi a forma di cuore come Sailor Moon, si può vedere. Noi ringraziamo Malika Jan, ancora complimenti per tutto e auguri per quello che sarà. Quando vuoi passa a trovarci, lo sai, te l'hai detto pure tu stesso. E mi portavi anche i taralli, però posso? Certo, come tutti gli ospiti del nostro track riceverai un simpatico e gustoso cadeau. E noi ascoltiamo la tua canzone, ricomincio da qui. Grazie Malika. Grazie, ciao. Ciao bella, ciao. Torniamo tra pochissimo con Sharon Cole. Passeggini e carrozzine, prima classe e fondi di capriccio, via Marte di 1970, a Polignano, aperto anche la domenica pomeriggio. Grazie ragazzi. Irene. No, Malika, questa dai. Grazie. Mi chiamo Malika. Malika.
volta lì dobbiamo andare via. Guarda la foto. E questa l'abbiamo fatta l'anno scorso. No, anche sopra. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, mi è piaciuto un po'. Domani esce il secondo lago di Ligure, ed è bellissimo. Sì, 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 sì